Vediamo la sostituzione batteria su uno scooter. Il procedimento è molto semplice. Generalmente le batterie degli scooter vengono vendute comprensive di un liquido da inserire al momento dell'installazione della batteria. Il procedimento è molto semplice, basta levare il tappo, come in questo caso di protezione in plastica, sopra l'acido, poi con un click appoggiarlo nei vari punti e premere. A questo punto qui il liquido scenderà giù. Ci sono dei tappini, quelli vengono rotti automaticamente dopo aver levato la protezione in plastica, vengono rotti automaticamente una volta inserito negli appositi punti. Se vedete che il composto acido non scende facilmente, potete dare dei colpetti laterali, come in questo caso, e vedrete che il liquido scenderà più facilmente all'interno della batteria. Come potete vedere, il composto acido è sceso completamente all'interno della nostra batteria. Noi ora stiamo usando un tester, non è fondamentale averlo, ma serve per controllare il voltaggio della batteria. Siamo sui 12,25, 12,26, quindi la batteria è carica ed è pronta per essere installata. Una volta estratta la vaschetta dell'acido, puliamo bene e ritappiamo con l'apposito tappino. Andiamo a estrarre lo sportello del vano batteria, che è tenuto da una vite, dal nostro SimJoy Max 300, e poi la staffa con due viti. Questa è la prima vite, sono tutte e due viti a stella, e questa è la seconda. E poi estraiamo la staffa che tiene la batteria. Estraiamo la batteria. Svitiamo prima il negativo. Sempre nel cacciavite, dal borsetto. Per evitare cortocircuiti, è sempre bene prima il negativo e poi il positivo. Negativo estratto. Estraiamo meglio la batteria e poi il positivo. La seconda vite. Estraiamo il positivo, che ora è venuto via, e sfiliamo la batteria.
Andiamo a riposizionare le viti all'esterno del morsetto della batteria, sia sul positivo che sul negativo, per poi poter andare a installare la batteria sullo scooter. A questo punto ora colleghiamo prima il positivo, molto fondamentale questa procedura per evitare sempre corti circuiti. Andiamo a inserire la vite nel morsetto laterale come è stata installata precedentemente e poi a chiudere la vite con il cacciavite. Stringiamo bene la vite del positivo . Una volta avvitato il positivo, rimettiamoci sopra la protezione e poi finiamo con il morsetto del positivo. Riponiamo la batteria e rimettiamo la staffetta che tiene ferma la batteria, riavvitando le due viti all'interno.
Abbiamo anche lo sportello del vano batteria, ultima vite, infine. Andiamo a accendere il motore, prova finale. Grazie della visione, un saluto da Daniel Martini.